Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Come sapete io sono Simonetta e questo è Inglese a noi due. Con la lezione di oggi affronteremo un listening, e cioè un esercizio di ascolto. Se andate nel mio canale sono sicura che riuscirete facilmente a trovare la playlist dove ho raggruppato tutti gli esercizi di ascolto. Abbiamo già affrontato dei testi, come per esempio degli articoli di giornale, ma il video di oggi sarà un pochino diverso, in quanto utilizzeremo un pezzo di un film. Sto parlando di Troy, e cioè un film americano con come protagonista il belloccio Brad Pitt, nelle vesti di Achille. In questo video che analizzeremo noi insieme oggi, ho scelto appunto questo piccolo estratto del film. Lo vedremo insieme senza fermarci. Ovviamente sottolineerò tutte le parti, tutte le espressioni che reputo un pochino più complesse, e nella seconda parte del video le analizzeremo insieme. Nell'ultima parte del video invece, con tutte le conoscenze che avremo a mano costruito insieme, sarete capaci di ascoltare tutto il pezzettino, tutto l'estratto da soli e senza alcun sottotitolo. Non dimenticatevi che alla fine del video vi dirò anche una piccolissima curiosità sul film. Se credete che questa pagina, questo canale possa essere interessante, non dimenticatevi di iscrivervi ora a questo canale attivando la campanellina. In questo modo YouTube vi invierà una piccola notifica nel telefono tutte quelle volte che caricherò un nuovo contenuto e quindi una nuova lezione. Mi farebbe tantissimo piacere se anche tu condividessi i miei video con i tuoi amici o i tuoi parenti o i tuoi colleghi, insomma con tutte quelle persone che secondo te potrebbero essere interessate a praticare o a esercitarsi o a ripassare insieme a me queste regole di base di inglese. Vi ricordo che il focus delle mie lezioni non è quello di partire da un livello alto di inglese, ma io voglio proprio supportare tutte quelle persone che hanno un po' accantonato lo studio qualche tempo fa per una serie di motivi, ma vogliono rimettersi in gioco. Tutte le mie lezioni sono gratuite, le trovate proprio qui su YouTube. Questo film è tratto dal poema omerico Iliade, che vede appunto come protagonista Achille e la sua battaglia a Troia, nella conquista di questa città fortificata. Achille era uno dei più valorosi guerrieri e la leggenda racconta che Achille fosse un semidio, e cioè che i suoi genitori fossero madre Dea, la dea Teti, e il padre Peleo, un umano. La dea Teti, cioè la mamma di Achille, quando il bambino era ancora piccolo, lo aveva immerso nelle acque di un fiume, il fiume Stige, tenendolo per il suo tallone. Questa immersione nel fiume aveva fatto sì che Achille diventasse praticamente invincibile. L'unico punto debole che Achille appunto aveva era l'unico punto che era rimasto fuori dalle acque del fiume, e cioè il tallone. Ma ovviamente nessuno conosceva il suo segreto e quindi Achille partecipava valorosamente a tutte le battaglie. Qual era il suo scopo? Assicurarsi che il suo nome riecheggiasse nell'eternità. Lui voleva essere ricordato perché solamente così si diventava immortali. Quindi partecipa a questa battaglia anche se in realtà il suo carattere è sempre stato molto orgoglioso e difficile da manovrare, soprattutto da Agamennone. La scena che andremo ad analizzare insieme oggi vede appunto questi due personaggi contrapporsi, e quindi avremo Achille e il re Agamennone. Ma ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito a guardare il film. Apparently you won some great victory. Ah, perhaps you didn't notice. The Trojan beach belonged to Priam in the morning. It belongs to Agamemnon in the afternoon. Can I have the beach? I didn't come here for sand. No. You came here because you want your name to last through the ages. A great victory was won today. But that victory is not yours. Kings did not kneel to Achilles.
kings did not pay homage to Achilles. Perhaps the kings were too far behind to see. The soldiers won the battle. History remembers kings, not soldiers. Tomorrow we'll batter down the gates of Troy. I'll build monuments to victory on every island of Greece. I'll carve Agamemnon in the stone. My name will last through the ages. Your name is written in sand for the waves to wash away. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. Your men sacked the Temple of Apollo, yes? You want gold? Take it. It's my gift. To honor your courage, take what you wish. I already have. Apharius! Hemon! Spoils of war. No argument with you, brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. Decide. Guards! Stop! Too many people have died today. Killing's your only talent, that's your curse. I don't want anyone dying for me. Mighty Achilles, silenced by a slave girl. Tonight, I'll have her give me a bath. And then, who knows? You sack of wine! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Analizziamo la parola perhaps. Perhaps è un avverbio e significa chissà, magari, forse. Ah, perhaps you didn't notice. Sicuramente, studiando e approcciandovi all'inglese, avrete sentito la parola maybe. Maybe, scritto tutto attaccato. Qual è la differenza tra maybe e perhaps? Sembra significhino esattamente la stessa cosa. Ma allora perché esistono due varianti? Nella maggior parte dei casi, perhaps e maybe si possono utilizzare entrambi allo stesso modo. Ci sono però dei casi in cui maybe non può essere utilizzato ed è per quello che entra in campo perhaps. Possiamo cominciare dicendo che maybe è un pochino più informale ed è per questo che, per esempio, quando dobbiamo scrivere qualcosa, un'email, un business report, eccetera, andremo a utilizzare perhaps invece di maybe. Se invece ci trovassimo in presenza del verbo ausiliare may, in questo caso, ovviamente per evitare che la frase diventi un pochino pesante, non andremo ad accostare maybe, ma andremo ad utilizzare perhaps. Vi faccio un esempio. It may perhaps take longer than you think to drive to Scotland. It may perhaps take longer than you think to drive to Scotland. Se in questa frase invece di perhaps avessimo utilizzato maybe, la frase suonerebbe un pochino così. It may maybe take longer. Sentite che l'avvicinare maybe a may suona un pochino pesante e quindi in questo caso per evitarlo utilizziamo perhaps. Per semplificare, si potrebbe dire che maybe si può tradurre con forse, perhaps si può tradurre con magari e could be si potrebbe tradurre con può darsi. Come potete vedere, sia in italiano che in inglese le differenze sono minime, quasi inesistenti. Quindi direi di attenervi a quello che abbiamo detto prima, e cioè che perhaps è utilizzato in situazioni un pochino più formali, maybe in situazioni un pochino più informali. Quando invece dobbiamo utilizzare l'ausiliare may, tendiamo a utilizzare perhaps. Ah, perhaps you didn't notice. Nella prossima scena Achille utilizzerà la struttura can have the beach. Can have the beach. Can have the beach, I didn't come here for sand. Lo dice in maniera così veloce
che quasi non si riesce a distinguere dove finisce una parola e comincia la successiva. Fateci caso. Can have the beach. Ciò significa puoi tenerti la spiaggia. Can have the beach, I didn't come here for sand. Nella prossima scena avremo il verbo kneel. Kneel significa inginocchiarsi. Kings did not kneel to Achilles. Anche se in questo caso il verbo non lo conoscessimo, ovviamente potremmo arrivarci al ragionamento, in quanto vi ricordo che una delle parti del corpo, cioè le ginocchia, in inglese si dice knee. È una parola che comincia con KN, questa unione di due lettere, cioè K e N, mi raccomando, tutte le volte che lo trovate, ricordatevi di non pronunciare la K, dimenticatevene, fate finta che non ci sia. Quindi ginocchio si dirà knee, inginocchiarsi si dirà kneel, kneel. Nella prossima scena sentiremo Agamennone dire pay homage to, e cioè rendere omaggio a, pay homage to. Kings did not pay homage to Achilles. Mi raccomando, spesso vi ho consigliato di imparare le strutture verbali insieme alle loro preposizioni. Pay homage to. Una volta che imparate che to si utilizza con pay homage, sicuramente non vi verrà il dubbio di utilizzare for, at, invece di to, perché l'avrete imparato tutto unito. Pay homage to. Rendere omaggio a. Kings did not pay homage to Achilles. Nella scena successiva, Agamennone dirà questo verbo, butter down. Butter down. E ciò significa abbattere, radere al suolo. Tomorrow we'll batter down the gates of Troy. Il verbo successivo è carve. Carve. Stiamo parlando di scolpire. Ed è sempre Agamennone che dirà questa parola. I'll carve Agamemnon in the stone. Il verbo successivo è sack. Sack. E cioè saccheggiare. Your men sacked the temple of Apollo, yes? Nella scena successiva sentiremo Achille fare questa domanda. You want gold? You want gold? You want gold? Ovviamente parlando molto veloci tenderemo a non sentire come prima l'inizio di una parola e la fine della successiva, ma sarà praticamente tutta una stessa espressione. You want gold? You want gold? Take it. In questa frase, in questa domanda, ovviamente se dovessimo stare alla grammatica inglese, mancherebbe l'ausiliare. Do you want gold? Ovviamente nel parlato molto spesso capita di skippare, quindi di saltare, tagliare via pezzi che se dovessimo stare a un test di grammatica inglese sarebbero da bocciare. Però ovviamente questo è il parlato, questo è l'inglese, questo è quello che viene detto dalle persone. You want gold? Take it. Entra in campo Briseide, e cioè la schiava di cui parlavo prima. Agamennone vuole a tutti i costi far innervosire Achille e quindi la definisce spoils of war, e cioè bottini di guerra. Spoils of war. Ha colto nel segno e quindi Achille in questo momento è fuori di sé dalla rabbia. Con le guardie che stanno tenendo ferma Briseide, lui gli dirà no argument, no argument, nessuna discussione. Comincerà così, per poi dire if you don't release her, if you don't release her, you will never see home again. You will never see home again. No argument with you brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. Si parla di una frase ipotetica, e cioè di un condizionale. È una frase ipotetica di primo tipo. Cosa significa? Significa che stiamo parlando di realtà. E cioè se la cosa iniziale, if you don't release her, capita, la seconda parte della frase, la diretta conseguenza, capiterà per certo. Vi faccio un esempio molto semplice. If you study, you will pass the exam. If you study, you will pass the exam. Quindi se studi, passerai l'esame. È una cosa praticamente certa. Se la condizione 1 avviene, le conseguenze saranno realtà. No argument with you brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. La parola successiva è curse. Curse. Qui è Briseide a parlare e definisce il potere, cioè la forza, la possenza di
Achille la sua maledizione. Curse significa maledizione. Killing's your only talent, that's your curse. Agamennone vuole ulteriormente inferire su Achille e quindi lo definisce Mighty Achilles. Mighty Achilles, il possente Achille, e poi continuerà: che si fa zittire da una semplice schiava. Mighty Achilles. Mighty Achilles, silenced by a slave girl. Possiamo dire che il livello di nervosismo e di tensione in questa scena è ai massimi livelli. E il tutto confluisce in questa espressione di Achille, che è sack of wine. Sack of wine. Sack of wine! Questa espressione non si può analizzare letteralmente, in quanto ho addirittura scoperto essere stata un'espressione che gli stessi produttori di questo film, quindi sceneggiatori, hanno scritto per il film stesso. Quindi come tradurla in realtà è molto difficile. Se guardate il film in italiano troverete una traduzione completamente diversa, come spesso accade. Stando a Word Reference lo tradurrebbe come stupido, idiota. E ovviamente Achille si sta riferendo al re Agamennone. Sack of wine! Ora andremo a rivedere la scena del film senza sottotitoli. Vi sfido perché sono sicura che anche se bloccherete il video qua e là, riuscirete a capire precisamente tutto quello che verrà detto. Perché insieme abbiamo analizzato pezzo per pezzo tutte le strutture più complesse del video. Apparently you won some great victory. Ah, perhaps you didn't notice. The Trojan beach belonged to Priam in the morning. It belongs to Agamemnon in the afternoon. Can I have the beach? I didn't come here for sand. No. You came here because you want your name to last through the ages. A great victory was won today. But that victory is not yours. Kings did not kneel to Achilles. Kings did not pay homage to Achilles. Perhaps the kings were too far behind to see. The soldiers won the battle. History remembers kings, not soldiers. Tomorrow we'll batter down the gates of Troy. I'll build monuments to victory on every island of Greece. I'll carve Agamemnon in the stone. My name will last through the ages. Your name is written in sand. For the waves to wash away. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. Your men sacked the temple of Apollo, yes? You want gold? Take it. It's my gift to honor your courage. Take what you wish. I already have. Aphareus! Hemon! Spoils of war. No argument with you, brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. Decide. Guards! Stop! Too many people have died today. Killing's your only talent, that's your curse. I don't want anyone dying for me. Mighty Achilles, silenced by a slave girl. Tonight, I'll have her give me a bath. And then, who knows? You sack of wine! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Siamo arrivati alla curiosità. La curiosità è che nel film Ettore e Achille ovviamente si andranno a scontrare, andranno a fare battaglia. Ovviamente non vi dico chi vince, chi perde, eccetera, eccetera, perché non voglio rovinarvi la fine del film. Ma i due attori, e cioè Brad Pitt e Eric Bana, si sono accordati prima del film, prima della scena, in quanto hanno entrambi voluto non utilizzare delle controfigure, ma fare la scena della battaglia loro stessi.
si sono accordati perché hanno deciso che tutte le volte che avessero infierito e quindi colpito realmente da fare male all'altro attore, avrebbero dovuto pagare una somma di denaro. Quindi $100 per ogni colpo grave, $50 per ogni ferita un pochino meno grave. Alla fine delle riprese, indovinate un po', Brad Pitt doveva all'altro attore $750. Ha picchiato duro. Come al solito vi ricordo di lasciare un commento se questo video l'avete trovato utile, se vi ha divertito e se credete che possa essere un format utile per voi. Io vi ricordo che tutte le mie lezioni le trovate anche su Spreaker e su Spotify in formato podcast. In questo modo riuscirete ad ascoltare le mie lezioni anche se non potrete guardare direttamente uno schermo. Non perdetevi tutti gli altri miei contenuti qui su YouTube visitando il mio canale, e cioè Inglese Noi Due. Noi ci vediamo la settimana prossima, martedì alle ore 21. See you next time! Bye bye!